Orientare i territori della piana e della montagna pistoiese verso la transizione ecologica e il risparmio energetico è l'obiettivo che vede il distretto vivaistico ornamentale e il distretto forestale di Pistoia uniti per puntare ai fondi del PNRR, ipotesi al vaglio anche delle organizzazioni delle aziende della montagna pistoiese. Lo scopo è unire le forze per partecipare insieme al bando del PNRR con un investimento minimo di 4 milioni di euro, avendo come capofila l'Associazione Vivaisti Italiani, che è il soggetto referente del distretto vivaistico pistoiese. In sostanza, sottolinea Ivano Sabatini, vicepresidente del distretto forestale della montagna, questo progetto dovrà riguardare investimenti sul territorio orientati in primo luogo alla transizione ecologica e al risparmio dei costi energetici, grazie anche a una riduzione dei consumi. Idea che vede d'accordo anche il presidente del distretto forestale Giuseppe Corsini e il presidente dell'Associazione Vivaisti Italiani Luca Magazzini. Al contratto di distretto, evidenzia Magazzini, possono partecipare anche aziende che non sono socie dell'Associazione Vivaisti. L'unico paletto da rispettare è l'investimento minimo di 100.000 euro e l'idea di presentarsi uniti è senz'altro la strada giusta per avere più possibilità di centrare il risultato.